Allora, invitata a parlare, allora parlo adesso tanto. È pregato, invitata, costretta, anche costretta. Quindi prima di tutto gli auguri a Claudio Cesarini, complimenti a chi l'ha ospitato perché significa, e anzi dalle parole proprio sono, è nato questo sodalizio così importante fra due artisti. Mi sembra, quando Cesarini ha detto che ecco, è bello che fra due artisti, no, ci possa essere questo filo, che quindi che si supera questa sorta di competizione anche giusta fra gli artisti, no? Ecco, però tutti e due lavorate su un settore, devo dire, anche su settori anche diversi, proprio, no? Siete Senz'altro. Diversi e quindi vi compenetrate, una coppia che funziona perché appunto siete diversi. Quelle cose che lui ha detto sulla scelta dei soggetti mi sembra che chiarisca molte cose del suo lavoro, e cioè che questo dolore. Allora pensavo quanto, no, lui diceva, un artista tiene dentro la scultura, ma quanto la scultura tiene anche dentro un artista, e cioè quanto contiene la scultura dell'artista. E mi sembra che queste opere veramente sia bidimensionali e soprattutto quelle tridimensionali, ecco, veramente aspettino soltanto di essere partecipate, il che significa di essere comunicate. Poi il fatto di una nostalgia, di non avere un'affermazione sul mercato, ma quello fa parte del sistema dell'arte, al quale in qualche modo tutta la nostra vita è piegata, ma questo non significa il valore di una persona. Quando i ragazzi mi chiedono quanto vale un'opera, loro pensano immediatamente al valore venale, ma io gli dico, ma la Gioconda quanto può valere? Cioè non ha valore. Allora, se non ha valore, ha un valore che va al di là del valore economico. Quindi io credo che non ci debba essere una nostalgia in questo senso, vale più questo momento amicale veramente di una casa che si apre, no, ad accogliere l'arte, piuttosto che mille luoghi di mercato che veramente anonimi e freddi. Queste cose non avrebbero veramente un modo di essere accolte meglio. Qui c'è un clima di amicizia, qui c'è uno scambio, la gente ha voglia, parla con queste sculture, no? E quindi mi sembra che questa sia veramente la situazione più bella e più significativa. Poi va ricordato ancora Cesarini per questa sua grande qualità di promotore culturale, perché tutto il tempo che lui ha passato all'interno della scuola gli ha servito anche per fare una raccolta eccezionale, di cui veramente bisogna essere grato. Quindi ha raccolto testimonianze di artisti, soprattutto, no, di incisioni, e che veramente caratterizzano anche il nostro territorio. Quindi sono molti gli aspetti di Cesarini che sono estremamente interessanti e affascinanti. Non so, io proprio termino augurando a Cesarini veramente di andare avanti su questa fecondità del suo lavoro, a Sandro di essere sempre così, perché veramente è importante per tutti noi che ci sia, ecco, questa voglia di incontrarsi che è così bello oggi, e penso che gli uomini oggi abbiano più bisogno di questo e tutto il resto, cioè hanno bisogno di stare insieme. E quindi complimenti anche all'idea, che tutto sommato, del nostro architetto, che perché ci vuole un regista un po', no? Perché questi artisti sono un po' così, allora ci vuole una regia, ecco, allora qui l'architetto che è architetto di nome di fatto, cioè voglio dire proprio la grande regia dell'architetto, e poi tutti gli amici che sono qui, tutti gli artisti che veramente così sono l'humus, creano veramente la fecondità di questa terra, perché senza un artista, ma come sapremmo vedere le cose? Cioè io dico che l'artista ci dà gli schemi per poter vedere, noi possiamo vedere, ma per guardare ci vuole l'artista. Un paesaggio ha bisogno di una struttura visiva, se non c'è un artista che ci dà quella struttura. Se noi guardiamo una persona sofferente, possiamo soltanto identificarci con quella sofferenza, ma l'anima di quella sofferenza, e cioè quella cosa di cui parlava lui, e cioè questo essere, questo quasi servire, quello che serve la sofferenza, un artista ce lo dice. Cioè è attraverso l'arte, è il primo gradino che noi facciamo verso un mondo simbolico.
Ma conquistare il simbolo significa che questa non è più legno, non è più legno, ma è qualcosa, diventa un contenitore di tutto, perché questo oggetto che ho davanti è un contenitore di tutto. Ora, fra essere legno e essere contenitore ci passa, no? Quindi è la, nella trasformazione, questa magia, l'arte è questo, è che ci fa passare dalla brutalità delle nostre esperienze sensoriali, delle nostre esperienze corporali, a quello che è la dimensione dell'anima. Senza l'arte e questo primo passo non saremmo uomini. Bellissima. È questo che volevamo, queste grazie. Parole così. Grazie, grazie. Grazie. Un video così. Questo è un contenitore di creatività. Di creatività. Certo, guarda, ci sono anche i vetri dentro. Ma non è possibile. Ci sono i vetri, le lamette che non si trovano più e il peperoncino. È il peperoncino che è